Carissimi, ben trovati a tutti. Oggi vogliamo provare a seguire Francesco e osservarlo in alcuni gesti di tenerezza che lui compie verso le persone che si trovano in indigenza e in mancanza. Il primo biografo di Francesco, Tommaso d'Acellano, ci dice che Francesco, davvero amante dell'umiltà perfetta, si recò tra i lebbrosi e viveva con essi per servirli in tutto per amore di Dio. E lavava le piaghe putrefatte, detergeva anche il sangue corrotto dalle loro ferite. Ecco, aveva un'attenzione particolare verso tutti i poveri, li soccorreva generosamente, aveva affetto e compassione per tutti. Perché questo? Perché Francesco ha imboccato una strada che lo porterà progressivamente a realizzarsi nel dono di sé. Ha imboccato la via del dono, il consiglio evangelico, vuole seguire il consiglio evangelico da a chi ti domanda e non rifiutare a chi ti chiede un prestito. E questo appunto fino a donare tutto se stesso. Francesco vedeva nei poveri l'immagine del Figlio di Dio, nelle loro ferite, le membra ferite del corpo di Gesù. Mi ha colpito molto Papa Francesco, la prima volta che è andato a Assisi, ha voluto iniziare la sua visita dall'istituto serafico dove sono ricoverati bambini con disabilità e altri malati. E qui Papa Francesco ha detto: contempliamo le piaghe di Gesù. Siamo in mezzo alle piaghe di Gesù. Ecco, le piaghe dei fratelli sono le piaghe del corpo di Gesù da ascoltare. Poi, sapendo che nella cappella dell'istituto si fa l'adorazione eucaristica, ha detto: sull'altare c'è Gesù, pane da ascoltare. Sull'altare adoriamo il corpo di Cristo, la sua carne donata, nelle ferite dei fratelli ascoltiamo le piaghe di Gesù. Piaghe, pane, corpo devono essere ascoltati. E la situazione di questi giorni ci consegna delle nuove povertà, ci sono delle difficoltà, c'è cioè malattia, lutto, solitudine, inquietudine, incertezza del lavoro, ragazzi, adolescenti che vedono sconvolto tutto il loro mondo relazionale e gestiscono con difficoltà il tempo che si prolunga nella quarantena, tante nuove povertà da ascoltare. Di fronte alla situazione attuale, alle necessità che presenta, si è mosso un mondo di solidarietà, di vicinanza, di tenerezza, di cortesia, di contatti e di carità. Proprio un linguaggio dei gesti, lo stesso linguaggio dei gesti che fu di San Francesco, della compassione di San Francesco. Ecco, questo oggi è il nostro contatto con Gesù, possibile oggi, in famiglia, con i figli, con i vicini di casa. Questa è la messa possibile oggi, che ci permette di toccare il corpo di Gesù e di coinvolgerci concretamente con Lui, di mettere noi stessi in una strada di dono che desideriamo sia completa, arrivi a pienezza, dare corpo al comandamento dell'amore. Anche attraverso il volontariato che per molti non si è mai interrotto neppure in questi giorni nel servizio alle povertà delle nostre città.